Eccoci con mister Massimo Spagnoli. Il pronostico diceva Trento senza ombra di dubbio, visto che vi giocavate anche il primo posto, riaggancio al Vicenza. Non è andata in campo come speravate, anzi avete anche un po' rischiato. Che lettura dà questa partita? Ho detto bene te, nel senso che sapevamo di venire a fare una partita difficile contro una squadra che lotta per salvarsi e quindi metteva in campo la grinta, la determinazione, oltre a saper giocare. Quindi siamo passati anche sotto in svantaggio, nonostante che abbiamo avuto anche le nostre occasioni per poterla aprire noi la partita. Siamo state brave, secondo me, in questo momento anche a rimetterla in sesto e dopo la fine si poteva perdere, come quando hanno fischiato il fuorigioco loro, e si poteva anche vincere con due o tre palloni messi dentro alla fine, dove c'è stata qualche confusione, ecco. E perciò, ripeto, il risultato ci sta, l'1-1 è il risultato che secondo me rispecchia l'andamento in campo, e quindi ci prendiamo questo punto. Sappiamo che adesso i punti, no, quando c'è la fine, sono quelli che contano, però se noi siamo arrivati là vuol dire che è tutto il percorso che abbiamo fatto dietro, quindi sappiamo che c'è più tensione, sappiamo, però nello stesso tempo altre partite le avremo perse in altre occasioni. Questa l'abbiamo pareggiata, siamo a due punti dal Vicenza, domenica ci giochiamo contro, andiamo sereni a farci la partita e vediamo quello che succede. Mi ha anticipato la domanda perché insomma a quattro turni dalla fine adesso c'è lo scontro diretto, che però forse non è neanche quello decisivo, perché insomma rimangono tre partite. Abbiamo visto oggi che le sorprese non mancano. Che voto dà alla sua squadra su questo campionato? 10, perché secondo me stiamo facendo sempre un campionato, e da un po' che lo dico anche alle ragazze, stiamo facendo un campionato sempre, secondo me, al limite delle nostre possibilità. Le ragazze sono eccezionali perché superano sempre il loro limite, spostano l'asticella più in là, e ripeto, anche in un'occasione come oggi, che magari tante possono sentirsi per il pareggio, stavamo perdendo, l'abbiamo recuperata, ci abbiamo avuto anche l'occasione per poterla vincere, potevamo perderla, però io non ho niente da dire alle ragazze, ma già da adesso, già da come finirà il campionato, perché dopo il Vicenza abbiamo il Brixen, c'è Vicenza-Venezia, ci sono tanti scontri diretti che può succedere veramente, può vincere il campionato il Venezia ancora, perché se indovina due o tre risultati con gli scontri diretti che ci sono, può tranquillamente vincerlo lui. Quindi andiamo avanti, partita dopo partita, e alla fine dell'anno vedremo come saremo in classifica. Sì, mi sembra che lei dà la lettura del bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto su questa partita, e va bene così, è il spirito che serve se si vuole puntare al campionato. L'ultima domanda che forse esula un po', ma è attinente, perché da luglio insomma il calcio femminile passa al professionismo, poi vi state giocando anche la B, però il professionismo è sulla... Il suo pensiero su questo passaggio? Sicuramente è un passaggio epocale, innanzitutto. Dare un giudizio è prematuro, perché sicuramente è un grande vantaggio per le giocatrici, per il mondo sportivo, assolutamente. Però dall'altra parte bisognerà vedere tutto quello che ne consegue, quei costi che ci vanno dietro, con le figure magari anche più professionali, quindi bisognerà aspettare un po' per dare un giudizio. Logico che secondo me nell'ambito delle calciatrici è un notevole passo avanti, insomma, essere riconosciute realmente come calciatrici, lavoratrici professioniste è un gran passo in avanti. Bisogna capire se da lì, dalla Serie A e le categorie sotto, alla lunga ne soffriranno pure meno. Bene, grazie mister. Grazie a voi.